Siamo arrivati al posto dove stiamo per dedicare il pozzo reso possibile dalla generosità dei piccoli bambini della scuola domenicale di San Bonifacio. I credenti ci aspettano. Ho appena scoperto che questo è un luogo di culto dove la fratellanza di questo villaggio si riunisce per adorare il Signore. È impossibile andare via e lasciare questa realtà, quindi ho promesso al pastore comunale di interessarsi in modo che questa fratellanza possa avere un locale di culto dove adorare l'Eterno con decoro. Non eravamo venuti qui per questo scopo, ma avendo visto il bisogno, la necessità ci impone di fare qualcosa. Alla gloria di Dio, perché questa gente sono i nostri fratelli e noi abbiamo la responsabilità di aiutarli. Genad, con questo bel sorriso, è il pastore di questa fratellanza, questa è la moglie, e a loro stiamo promettendo l'aiuto perché potranno adorare l'Eterno in un locale decente. Come ripeto, non eravamo venuti qui per questo progetto, ma come possiamo non rispondere al bisogno dei nostri fratelli? Questo locale deve essere degno di essere chiamato un luogo di adorazione. Mirena, hai merende? I didn't expect to find so many beautiful friends here. But it's so good to see you. The family of God is wonderful. The Christian family represent the best part of India. The most beautiful people of India are Christians. Because you have the joy of the Lord in your heart. And when we have joy inside, we let the joy transpire through our eyes. God bless you. Hallelujah. Hallelujah. Now to the glory of God. And for the benefit of the Christian community. But also for the benefit of whosoever. Because this is a gift of God. And the gifts of God are without discrimination. For everyone. Sta spiegando che questo è un dono alla comunità cristiana, ma è anche un dono per tutti, perché i doni di Dio sono per tutti quanti. E dedichiamo questo pozzo alla gloria di Dio e per questa comunità. Bless you. Fratellanza di San Bonifacio, ecco i 100 bambini per i quali voi avete
provveduto scarpe, calze e caramelle. Ed io ringrazio voi tutti quanti, perché oggi siete qui presenti con me in questa scuola di Purbe. Che Dio vi benedica.